Ieri sera Renato Zero, ospite d'eccezione a TG2 Post. Rivediamone qualche momento con Daniela Colucci. Viva la Rai, mi fa crescere le mani. Allora Renato, hai compiuto esattamente un mese fa, più o meno un giorno di differenza, 70 anni. Io direi una settantina. Una settantina, sì. È più leggero. Complice il sorcino Marco Travaglio, i 20 minuti scorrono fra Amarcord e Simpatia, partendo da Ciao Ni e la famosa scena Dorian Gray. Renato, ci hai abituato a questi dialoghi con lo specchio, lo fai spesso in questa zona che è il camerino, che è un posto proprio magico tutto tuo, eh? Io sono innamorato del camerino, io abiterei nel camerino. Si accennano brani come Contagio, Triangolo, Il Cielo. Su Baratto un duetto con Sorpresa. Ti darò il cuore, lo farai puntare, oro gelato in fondo al mare. Ti preferisco direttore di un quotidiano. Secondo me sei più intonato in questo caso. Travaglio parla del nuovo album di Zero, scritto con freschezza creativa, dice, durante il lockdown. Quanto ai cantanti dei talent, molti di loro si copiano fra di loro e si plagiano fra di loro, per cui risultano tutti uguali. In chiusura l'appello dell'artista ai governanti. Lasciateci lavorare, perché siamo come i dottori, con la differenza che noi curiamo l'anima invece che il corpo. È tutto, prossimo TG2 alle 20:30.